no? Questa storia mi è venuta in mente un giorno che ho chiamato il mio produttore per raccontargli delle cose del film, eccetera. E lui mi ha detto: non posso parlare adesso, non posso parlare. Ma io ho bisogno urgente, per una serie di motivi, di comunicare con lui alcune cose. E lui mi ha riattaccato il telefono in faccia. Io dopo un minuto l'ho richiamato e gli ho detto: no, Fulvio, guarda, ho bisogno adesso, dai, parliamo 2 minuti, eccetera. Lui mi ha detto: sono nel confessionale, non posso parlare. Era nel confessionale vero. E allora da lì c'erano in mente. Stava confessando. Non si sa mai. Non si sa mai, il produttore deve sempre stare sulla breccia, insomma, potrebbe essere una roba dell'estasi, magari chiama. Da allora ci è venuta in mente una scena, che l'altro troverete nel film, esilarante, di un confessionale particolare, insomma, di cui non vi dico niente. Con quella lì saranno contenti, la Puglia. Ci invitano. Il Fabian Cristiano c'è una copertina. Il mio dottorato da più oratori. Si vede questa donna che non vuole figli, che litiga con il marito perché proprio. Quanti anni ha? Vabbè, tanto mi senti. Quanti anni ha? Non lo so. Che padre questa storia dell'età? Sono piccoli. Ultimamente mi trovo. Nancy Frilli 44 anni nel titolo. Sono 8, 9, 8, 10. Sono piccoli. Piccolissimi. Una ragazza giovane come me può avere solo ragazzi piccoli. No, allora, questa iena. La del calcio, per favore, è davanti a mia. No, questi sono questa coppia di marito e moglie. Sono veramente due persone schifose, direi. Schifose perché hanno due bambini intelligenti, carini, simpatici, e loro invece, pensando a incavolarci loro di lavoro, di gestione di vita normale, non vogliono avere la rottura di scatole di portarsi appresso questi bambini, che invece sono due personcine a modo e vogliono divorziare proprio per questo. Interagiscono con Silvio Orlando, in realtà il loro giudice è Silvio, che li disprezza profondamente. E cercano di divorziare e in realtà loro sono sulla via di essere ex, non sono ancora ex, stanno cercando di diventare ex, ma insomma, poi succedono delle cose, forse ci riescono, forse no, insomma si risolve tutto, quasi tutto nel più della fretta. Comunque sono due persone tutte tra strage. Sono due consumisti estremi, cioè sono quelli che vorrebbero che il ragazzino stesse davanti al videogame, buono e zitto. Te l'ho regalato, l'ultimo modello, stai lì. Sì, salvo poi volerci giocare loro, allora dice scusa, mettetevi un attimo che devo giocare al videogame. Poi la mamma dice sì, i bambini sono venuti con me. Mamma, ci hai portato la stilista 3 ore? Beh, tempo, una ceretta, un massaggio, una cosa che però può comprare un gelato. Cioè, dei mostri. È divertente la parte. Domande a chi manca? Capotondi. Capotondi, hai parlato? Hai detto qualcosa? Tu che sei laureata, hai detto qualcosa di intelligente? No, il mio personaggio è un personaggio di una ragazza che lavora in un'ambasciata e quindi diciamo che ha un posto di responsabilità e si trova a affrontare questa situazione di distacco, quindi è una ex forse che non sa se vuole diventare ex oppure no, che in parte difende il suo amore, in parte così subisce gli eventi anche positivi della sua vita professionale. E il mio episodio si ambienta appunto a Nuova Zelanda e Parigi, quindi viaggiamo. E il coprotagonista... C'è una scena sul kitesurf per la quale si sta preparando da mesi. Sì, la mia controfigura si prepara da mesi. E il coprotagonista è un ragazzo francese che non ho avuto ancora modo di conoscere ed è un episodio, sì, credo molto tenero ma anche molto malinconico, però allo stesso tempo divertente, quindi insomma è la parte all'interno della quale ci si compiace un po' di questo distacco, quindi si vuole vivere quell'emozione della mancanza, della malinconia quando si sta forse per perdere un amore, insomma, cosa comune a noi donne. E a sorpresa Cristiana Capotondi ci farà anche da interprete, sì, che è l'unica di noi che parla francese ormai correntemente. Francese. Quindi ci mette l'atmosfera.
l'atmosfera che avrò sul set. Facciamo parlare la Lucisano. No, vai, traduci. No, perché sul set abbiamo anche Cécile Cassel che nel film reciterà in italiano, interpreterà una francese che parlerà per la maggior parte del film in italiano. E io quando ho visto le cose che aveva fatto e poi l'ho incontrata a Parigi, ho capito subito che Monica, il personaggio di questa DJ iper tatuata e iper adrenalinica, non poteva farlo che lei, cioè una donna per la quale gli ex perdono la testa nel vero senso della parola, cioè che sono disposti anche a minacciare i nuovi fidanzati per pur di trattenerla. E ci siamo incontrati un mesetto fa, insomma, a Parigi, e ieri ho capito di aver fatto la scelta giusta quando l'ho vista per la prima volta vestita da Monique, tatuata da Monique, che è il suo personaggio, e ci ho creduto, insomma, io per primo. Credo che anche sul set gli attori che faranno i suoi partner se la contenderanno una vita. Domandalo a lei. Da lì, e credo che questa cosa ce la possa raccontare meglio Federica Lucisano, che si è proprio occupata, insomma, della coproduzione con la Francia. Allora c'è una cosa brevissima, con chi cominci? Comincio con Claudio Bisio. A Roma. Allora, la coproduzione con la Francia nasce da un felice rapporto con Marina Gerfer per i diritti di remake, che abbiamo poi fatto insieme in coproduzione insieme a TF1. E lei è sempre stata molto interessata e aperta a un discorso sul prossimo film di Fausto, perché ha molto amato il primo, per mia verità nel primo. E dopodiché abbiamo, tramite Marina, ci siamo rimessi in contatto con un produttore con cui noi avevamo lavorato, avevamo fatto insieme Indocina, per cui è stato anche un film che tra l'altro ha vinto l'Oscar, che si chiama Enrico Iman, e per cui l'accordo di coproduzione è con Enrico Iman e Marina Gerfer e con le loro società che sono Paradis Film, troverete comunque tutta, e la Mess Film. E verrà distribuito da Ocean in Francia.